Cominciamo il capitolo 1, versetto 1. Io Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, scrivo ai fratelli della città di Efeso che credono in Cristo Gesù, Dio nostro Padre, Gesù Cristo nostro Signore, diano a voi salute e soldi. Dice così? Grazie e pace. Fateci caso, Paolo, in tutte le lettere, quando fa i saluti e augura, non si interessa mai delle cose che interessano a noi. Mai. Grazia e pace. E mai pace e grazia. Perché c'è sempre grazia e pace? E mai pace e grazia? Viene da Dio. E la pace è la conseguenza della grazia. E cos'è la grazia? Se noi al fan piacere, giusto? Soprannaturale. Le fanno la grazia, no? Se te ne voglio proprio. Che ti costa il chi? E questa è la grazia? Cos'è? È l'amore gratuito. È quell'amore che Cristo dimostra a noi morendo in croce. E la pace è la conseguenza. Perché se io davvero accetto, e vedremo nel capitolo 2, ha delle affermazioni, parla delle intuizioni che sono bellissime. E poi nella lettera c'è l'inno più lungo e più bello di tutte le lettere di Paolo. Almeno per me è il più bello. Dopo se a lui piace di più, ci mettiamo d'accordo, è vero o no? Ed è una grande sintesi di storia della salvezza. Benedetto sia Dio. O notate, mentre scrive queste cose, lei in galera, né? E non perché ha rubato o ammazzato, perché predica Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre di Gesù Cristo nostro Signore. Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito. Prima della creazione del mondo, Dio ci ha scelti per mezzo di Cristo. C'è un progetto che non solo precede noi come persone, precede addirittura la creazione. Da sempre Dio ci ha pensati così, in Cristo. Quindi non è qualcosa che tocca a noi meritare, è qualcosa che tocca a noi accogliere. Non è fondato sulla nostra risposta, è fondato su una sua decisione prioritaria e definitiva. Per rendersi che cosa? Santi. Senza difetti, immacolati è la parola tecnica che Paolo usa, immacolati, di fronte a lui. Se questo è vero, signori, che differenza c'è tra noi e la Madonna? Lei è nata immacolata, noi siamo diventati immacolati col battesimo, che differenza che Lei lo è rimasto per sempre immacolata. è? Ecco, la differenza non è nel dono, è nella risposta. È nella risposta. Nel suo amore Dio aveva deciso di farci diventare suoi figli. Ecco qua il progetto. Per mezzo di Gesù Cristo. Così ha deciso perché così ha voluto nella sua bontà. Non così ha deciso perché appunto noi ce lo siamo meritato. Dio così ha deciso perché era suo dovere. Così ha deciso perché era giusto. No, no. L'ha voluto lui. L'ha scelto lui. Perché? Perché lui lei sa. Perché questo Dio, agapestid, dice Giovanni. È amore, questo amore particolare, strano, che è un po' diverso dall'amore che sgorga dai nostri cuori, specialmente quello sentimentale, l'ergototer. A Dio dunque sia lode per il dono meraviglioso che Egli ci ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo figlio. Perché Cristo, ecco qui, questo amore che ha spinto il Padre a mettersi in mano il suo figlio sapendo che noi l'avremmo attaccato via. Qual è quel papà o quella mamma che dice, guarda che chi là che i capisci poco niente, comunque ti manda te, e so che ti ciaparà a botti, ti farà la fetta, ma comunque a me ti manda là perché te le bei. Eh? Goi le bei a lui e te le bei a te, quindi ti manda là. Fareste signori con i vostri figli? Fiorentino che lui la ragiona un po' differente, è vero o no? Fiorentino, perché Cristo è morto per noi e noi siamo liberati. San Paolo. Ai Romani. Capitoli 6-7, vi ricordate? Liberi dalla paura, liberi dal peccato, liberi dalla legge, addirittura dal doversi guadagnare la salvezza con le nostre forze. I nostri peccati sono perdonati, perché noi con lui diventiamo buoni, giusto? B-B. Perché? Perché lui ci ama così come siamo. Mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per gli empi. Questa è la prova che Dio ci ama. Chi diceva così, signori, si ricorda?
Quindes de fa? Romani, capitolo 5. Ma che mi sa che non devo ricominciare da fa l'uro? Questa è la ricchezza della grazia di Dio. Egli l'ha data a noi con abbondanza, ci ha dato la piena sapienza, la piena intelligenza, ci ha fatto conoscere il segreto progetto della sua volontà, segreto fino a quel giorno naturalmente, adesso ormai sono 2000 anni che è più che risaputo. Ma nella storia ebraica per 1800 anni è rimasto segreto. Cioè quello che fin da principio generosamente aveva deciso di realizzare per mezzo di Cristo. È quello che ha detto prima. Perdonarci in Cristo, farci suoi figli. Così Dio conduce la storia al suo compimento. Riunisce tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, sotto un unico capo, Cristo. E qui c'è una parola da spendere. Riunisce tutte le cose sotto un unico capo, riunisce tutte le cose sotto un unico capo, 8 parole in italiano, nel testo greco di Paolo, una. Anachifalaiosa stai. Ho chiesto che le talmente strano che mi stanno inciodando del coda 50 anni ormai quasi. Cosa vorrà dire anachefalaiosa stai? C'è dentro una parola che voi sapete, che voi conoscete. Che fa la? A capoccia. In che modo lui ci salva? Intestandoci in Cristo. Ci intesta in Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, ma questo corpo non assomiglia al corpo umano. Per filtino nostro. Ha la testa e ogni battezzato è innestato direttamente alla testa. Tutti insieme si forma un corpo, ma all'interno di questo corpo ognuno ha un suo compito, lo vedremo dopo, ma tutti direttamente innestati in Cristo. Il mio dito è legato alla testa come? Attraverso la mano, attraverso il braccio, attraverso la spalla, attraverso il collo. Attraverso la testa che arriva al cervello, giusto? Se io taglio il braccio, il mio dito che fine fa? A schifio, giusto? Ma che c'entro? Io non sto benone, io non ho niente, ma sto bene, so sa. Tagliate il braccio, aperte anche il dito. Se voi foste legati a Cristo attraverso il vostro parroco e il vostro curato, e il de che giù dei due dal numero, voi che fine fate? Se noi fossimo legati a Cristo attraverso il vescovo, il giorno che il vescovo di Brescia è il Batiquarz, che fine facciamo? Se noi fossimo intestati in Cristo attraverso il Papa, e de che il Papa da Florida Co, che fine facciamo? Un bambino, un ragazzo, è intestato in Cristo attraverso i suoi genitori, se fosse così, i genitori sballa e lui tagliato a cuori? Mica vero? Ognuno è intestato direttamente. Per cui quando diciamo, notate, quando diciamo, ma non posso credere perché la mia famiglia, perché i miei amici, perché il lavoro, perché il paese, perché questo che, perché la scuola, il giro da quello, tutte cose che hanno un loro peso, ma la mia era, se vuoi tu sei legato direttamente, se vuoi puoi. Gli altri possono aiutarti o complicarti la cosa, quello senz'altro, ma decidere se sì o se no, sono scuse quella lì. Ce lo diceva anche Paolo, se ricordate, 15 giorni fa. Chi ci potrà separare dall'amore di Cristo? Neanche la morte, la spada, la persecuzione, la fame, la nudità, resta senza la palanca, il batifero di casa. Neanche él. Basta un sorriso. Che cretino, tagliare del buco di volchette. E a Sechelpe, ciao. È vero o no? Succede? Anna, che faraiosa stai? Sono in ciò dai là. Per cui provate a pensarci, qual è l'immagine tra gli esseri viventi che conosciamo noi, che più si addice a descrivere il corpo di Cristo? La piovra? Piovra? Insomma, è il mio massimo del complimento, ma usiamo quel mollusco per indicare certe realtà poco simpatiche, ma dove ogni peduncolo è legato direttamente, o la seppia se volete, stiamo sul neutro, la seppia.
E anche noi, perché a Cristo siamo uniti, abbiamo avuto la nostra parte. Nel suo progetto Dio ha scelto anche noi fin dal principio. E Dio realizza tutto ciò che ha stabilito. Così ha voluto che fossimo una lode della sua grandezza. Noi che prima di altri abbiamo creduto in Lui. Notate, quando Paolo scrive, o se non fosse Paolo un suo discepolo, comunque, siamo sempre nei primi decenni del cristianesimo, in tutto il mondo quanti sono i cristiani a quell'epoca? Qualche migliaio. Su parecchi milioni di persone, presenti nel bacino del Mediterraneo, impero romano insomma. Quindi quanti? Pochissimi. Le primizie, dice, è vero. Anche voi siete uniti a Cristo perché avete ascoltato l'annuncio della verità, il messaggio del Vangelo che vi portò la salvezza e avete creduto in Cristo. Noi siamo le primizie, anche voi avete creduto, anche voi siete diventati primizie. Con noi siamo, a chi si riferisce Paolo? Dicendo noi siamo le primizie, di chi parla lì? Degli apostoli. Di coloro che hanno annunciato Cristo. E con voi chi intende? I battezzati, che erano pagani e attraverso l'azione dell'apostolo sono diventati discepoli, credenti, cristiani. Ma una volta diventati cristiani, in riferimento agli altri, cosa possono dire di se stessi quei voi? Come possono definirsi quei voi? Noi? Diventano abilitati a dire ad altri che accettano la loro testimonianza, ecco, anche voi. Quindi da dove tutti siamo partiti? Da un voi. Tutti noi all'inizio siamo dei voi, estranei, chiamati a diventare noi per testimoniare a dei voi chiamati a diventare noi. Quindi che differenza c'è tra il primo apostolo e l'ultimo catecumeno che chiede il battesimo? Tutti sono partiti da un'estraneità, chiamati a entrare nell'intimità, a fare un noi. E questo noi è la Chiesa, la comunità. Anche voi siete uniti a Cristo perché avete ascoltato l'annuncio della verità, il messaggio del Vangelo che vi portò la salvezza e avete creduto in Cristo. Allora Dio vi ha segnati con il suo sigillo lo Spirito Santo che aveva promesso, battesimo. Perché non la cresima? Quello diciamo noi per comodità nostra, perché battezziamo da piccoli e cresimiamo da grandi insomma, un po' più cresciutelli, ecco. Ma la cresima in sé non è una conferma di niente, è un sacramento che dà una sua cosa. Perché diciamo che il sigillo dello Spirito l'abbiamo ricevuto al battesimo? Perché lo si riceve al battesimo? Ma lui perché è la cresima? Perché il battesimo funziona poco e allora da Tacomo Ricciu chi? Ma anche il battesimo per sé. Anche il battesimo si può fare da adulti. Per sé la cresima è il sacramento. Cosa fa? Una volta. Adesso cos'è che fanno gli apostoli dopo aver ricevuto la Pentecoste? Si comprendono. Bravo. E hanno il coraggio di parlare pur sapendo di essere in un ambiente ostile. È la parresia, è la franchezza. Questo è il dono della cresima. Lo spirito come franchezza, come capacità di testimonianza in un ambiente che non accetta molto tranquillamente la tua situazione o quel che fai o quel che dici. Lo Spirito Santo, garanzia della nostra futura eredità, di quella piena liberazione che Dio ci darà perché possiamo lodare la sua grandezza. Una piccola osservazione perché non possiamo fermarci più di tanto. Quante volte è ritornato in questo inno in Cristo, con Cristo, per mezzo di Cristo, da Cristo? Quante volte è tornato? Il mio contain, ve lo mio dite? Non ci avete fatto caso. 9. 9 volte. Tutta la vita cristiana parte da Cristo, porta a Cristo e innestata in Cristo. Se togliamo Cristo dalla vita cristiana, cosa resta? Paia. Domanda,
che ne deriva per noi. E il proprio era che la nostra vita è centrata in Cristo. La nostra vita quotidiana è centrata in Cristo. Vale la pena andare avanti così? Se la risposta è no, dicevo, il vero problema è queste cose farle entrare dentro e tenercele e farle cantare un pochino.